Quindi Amelia, abbiamo visto la mostra, ma appunto cosa c'è dietro? Allora, appunto, oltre al lavoro delle botteghe d'arte, che tra l'altro, ecco, vi faccio un inciso, il 27 maggio al Teatro Verdi ci sarà questo spettacolo che è la fusione, diciamo, nasce dalla bottega di teatro, insieme anche al maestro di musica, siamo un musicista professionista e un attore, un regista professionista, che insieme agli utenti della bottega d'arte hanno creato questo spettacolo che è veramente bellissimo e molto emozionante, che andrà in scena il 27 maggio. È tratto dalle poesie raccolte, esatto, in questo libro sono tutte le poesie, riflessioni e racconti tratte da, dai pazienti internati nel manicomio, ancora quando era manicomio. Ne prendiamo una di poesie così a caso? Ne prendiamo una, no, io poi mi devo fermare a cercare le mie preferite, aiuto. Una di quelle più belle è sul Lager dei Vivi, che però adesso io, ora che trovo, passeranno 10 minuti almeno. Tanto io riprendo questo esempio. Tu sei più bella? A Milano c'è il Lager dei Vivi. Questo Lager dei Vivi è il Paolo Pini. Io ci sono dentro da 10 anni e mi sono accorta che le persone sono importantissime per la vita. Ci sono tra loro principi, diavoli, reginette, principesse, sono tutte persone importantissime. Sono i principali vivi della terra. Questo non solo tra i ricoverati, ma anche tra gli inservienti, gli assistenti, gli infermieri e i dottori. Nella zona di Milano io ho visitato altri lager, erano pieni di persone sacre come al Paolo Pini, di alberi sacri, di fiori sacri, ma erano tutti lagerizzati. Il mio invito sarebbe quello di spargere per la terra, seminando queste vite così sacre, così che la terra diventi piena di vita e di cose che valgono. È un peccato vedere chiusi in buchi così piccoli tanto ben di Dio. Il mio augurio è che capiscano l'invito a far sì che altri lager come il Paolo Pini si liberino e facciano il loro dovere sulla terra e nel mondo, vivendo così felici al di fuori di queste mura così piccole. Bellissimo, brava Amelia. Basta, sì. E l'ultima cosa è che da quest'anno si è attivata all'interno delle botteghe d'arte una scuola di arte e terapia per formare arte terapeuti, con il modello delle botteghe d'arte, che è un modello molto particolare e veramente. Dove ci può venire chiunque, non bisogna essere un po' matti. No, insomma, guardi, tanto quello penso che non ci sia problema. È diffusa, esatto. Una qualità diffusa. Questa scuola di arte terapia col modello delle botteghe d'arte. E quanto costa? Si paga? Si paga, sì, bisogna chiamare in segreteria, chiunque fosse interessato chiama in segreteria, ci scrive una mail e riceverà tutte le informazioni. Pure un sito internet? Cioè... Il sito internet che è www.map-arca.it, okay. Dove c'è tutto quello di cui avete bisogno. Perfetto. Arrivederci.